per chiudere, per quanto ci riguarda, il cerchio a tre sul comune di Bellaria, a meno che poi nelle prossime settimane non emergano altri candidati. La data ultima, fine aprile? A fine aprile, perché lunedì sera c'è stato l'annuncio da parte del Movimento 5 Stelle del suo candidato per il comune di Bellaria e Giammarino. Tra l'altro non è un nome nuovo. Non è un nome nuovo, perché è quello di Danilo Lombardi. Avevamo avuto modo anche 5 anni fa di averlo ospite nei nostri studi, ci sarà occasione anche durante questa tornata elettorale. Il suo nome è stato ufficializzato lunedì sera e noi l'abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Danilo. Buongiorno. Buongiorno a Danilo Lombardi. Allora, avete atteso, diciamo, che un po' anche gli altri uscissero allo scoperto. Diciamo che su Bellaria c'è stata una storia un po' particolare con un Gabriele Bucci che abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, che aveva ufficializzato la sua candidatura due già diverso tempo fa. Esatto, ha cominciato una campagna elettorale lenta ma comunque significativa. Dall'altra parte il centrodestra, che appunto ha, almeno stando un po' ai rumors, fatto una serie di verifiche prima di decidere chi candidare. Alla fine appunto è arrivato il nome di Giorgetti. Anche il Movimento 5 Stelle, fatte tutte le sue valutazioni, Danilo è arrivato a lei. Diciamo che, ricordiamo, Movimento 5 Stelle che ben si era comportato alle amministrative di 5 anni fa. Lei ha una insomma anche un'esperienza a questo punto in consiglio comunale, che probabilmente aiuta anche a capire quelle che sono le logiche di un'amministrazione, Danilo. Assolutamente sì, le logiche di un'amministrazione ovviamente cambiano in base al territorio, alle necessità anche dei vari comparti, quindi da quello che possono essere gli esercenti, i commercianti, i turisti, la ristorazione. A Bellaria abbiamo il comparto turistico, che è ovviamente molto forte, li raccoglie in qualche modo tutti quanti, chi più direttamente, chi più indirettamente. Ovviamente il primo polo d'arrivo sono sicuramente le spiagge, perché senza quelle non potremmo lavorare, diciamo che avremo sicuramente meno attrattiva. Poi abbiamo gli alberghi, ma allo stesso piano dovremmo mettere, secondo noi, anche il discorso della ristorazione, appunto, della vendita di quelle che sono tutte le attività sul viale, piuttosto che le attività complementari. Facciamo un passo indietro. Come si è arrivati al suo nome, Lombardi? Insomma, dopo questa esperienza c'è stata la scelta di ripuntare su chi aveva già fatto, appunto, chi si era già fatto le ossa in consiglio comunale? È stata un po' questa la scelta? Assolutamente sì, l'assemblea, come sapete, il Movimento 5 Stelle si basa su un sistema assembleare, quindi c'è un gruppo di attivisti che si adopera sul territorio. L'assemblea ha identificato me come figura più rappresentativa e figura con giustamente l'esperienza di 5 anni sulle spalle, che poteva quindi contribuire maggiormente. Avevamo provato anche a identificare altre persone dalla società civile, comunque nulla, alla fine si è tornati su di me. Come è evoluto anche il movimento, Danilo, in questi anni? Abbiamo visto che sono alterne vicende quelle che stanno vivendo i vari gruppi del movimento anche nel nostro territorio provinciale. A Bellaria e Giammarina qual è la situazione del gruppo, diciamo, degli attivisti? Allora, fondamentalmente il Movimento 5 Stelle si basa sulla partecipazione diretta. Non siamo per la politica rappresentativa, appunto siamo per una politica partecipata. La nostra fortuna è che soprattutto da un anno a questa parte la gente è tornata ad avvicinarsi, tra virgolette, a questa forma politica. Il gruppo è cresciuto, abbiamo inglobato anche delle persone che sono, secondo me, molto capaci, molto valide, molto ricche di voglia di fare, quindi sicuramente di grande aiuto, di grande supporto a tutti quanti, me compreso. E quindi io posso dire che noi siamo stati veramente molto fortunati rispetto ad altre realtà. Danilo, invece, rispetto alla valutazione che fa dell'attuale amministrazione, lei è stato in consiglio comunale, quindi immaginiamo abbia portato anche tanti temi all'attenzione dell'attuale amministrazione. Come valuta il lavoro svolto in questi anni? Più di immagini che di contenuti. Il problema è che certe immagini, per portarle avanti, ci sono costate parecchio a livello di casse comunali. Sinceramente la vedo anche piuttosto distante dai cittadini. Avevamo fatto proposte, soprattutto inizio mandato, per avvicinare la politica ai cittadini e viceversa, ma sono state tutte costantemente bocciate. Quali sono state le spese, a suo avviso, per creare un po' questa patina, ma non di sostanza? Ari, già il rapporto con le varie associazioni, le varie categorie, spesso secondo me è dubbio, perché fai fatica a identificare una somma da dare a chi ti propone un progetto dove dentro c'è scritto faremo una festa. Quindi c'è il concetto che spesso e volentieri si cerca di tenere
vicini, forse in maniera un po' così elettorale, anche le persone che possono appunto portarti un voto tramite una categoria, un'associazione, un gruppo, eccetera. Però ci sono stati investimenti importanti, il mercato ittico ad esempio è stato un fallimento, ma più che altro perché è mancato tutta la parte del controllo. E questo nulla toglie al fatto che la gente deve lavorare, ha diritto al lavoro, e le strutture, se non sono in grado di essere prodotte, l'amministrazione deve metterci il suo, il servizio pubblico è importante, però va anche calmierato la spesa. Insomma, a queste persone fondamentalmente si dà un magazzino per la lavorazione, tutto quello che è venuto dopo e che ha portato fra virgolette anche al fallimento molto oneroso, si parla di un paio di milioni di euro, è stata iniziativa di questa amministrazione. Ecco, questo però è un esempio, in realtà potrei iniziare a parlarle del Palacongressi, del Ponte Blu, della quale si sono vantati tanto e che comunque già è stata presa una vita fallimentare, quindi non è più garantita neanche l'assistenza, cioè tutti interventi fatti per dire abbiamo creato qualcosa. Il problema è che tutto quello che crea in realtà deve avere una ricaduta sul territorio, e questi interventi fatti sinceramente non ce l'hanno avuto, perlomeno non così espansa da giustificarne le spese. Rispetto anche a 5 anni fa, che campagna elettorale si aspetta? Ma come avete detto voi, siamo partiti tutti in ritardo, per ragioni differenti ovviamente, gli altri perché hanno dovuto trovare un accordo tra di loro, e so che hanno fatto anche una bella fatica, perché comunque anche sul piano umano qualche contatto è arrivato. Noi perché invece abbiamo un doppio controllo da fare, come sapete dobbiamo mandare una certificazione a Milano che deve essere approvata, eccetera. Quindi ora che abbiamo caricato tutti i nomi, gente che ha cercato di così partecipare fino all'ultimo, ci sono arrivate richieste di entrare in lista da nostri attivisti o addirittura dei simpatizzanti che erano già scaduti i termini per capirci, quindi anche fare la selezione delle persone è stato un lavoro interno che ha richiesto qualche giorno in più. Per il resto la campagna elettorale quest'anno la vedo sinceramente più blanda, penso che i toni saranno più bassi. Di mio quello che fanno gli altri mi interessa veramente poco, io sono più concentrato su quello che possiamo fare noi, quindi non ho finora speso parole neanche per parlare, nonostante mi siano arrivate varie richieste appunto di esprimermi nel merito. Allora, intanto noi la ringraziamo perché comunque in qualche modo ci racconta anche. Allora andiamo proprio anche su questo, Danilo, cioè diceva mi interessa relativamente quello che fanno gli altri, ci interessa invece come movimento portare avanti alcune istanze che sono principalmente, anche andando un po' nel concreto, perché immaginiamo che poi quello ce lo diceva anche all'inizio, i grandi temi per Bellaria e Giammarina siano abbastanza chiari, no? Anche ascoltando i cittadini. Ma innanzitutto sono io che ringrazio voi per lo spazio che mi state dando, lo apprezzo veramente molto. Per tornare al discorso appunto degli interventi che vogliamo proporre, niente di così magistrale come hanno proposto altri, nel senso che poi bisogna avere veramente la capacità e l'economia per farli. Noi come interventi primari sicuramente avremo un nuovo polo scolastico da proporre, quindi un'operazione di spostamento di cubature, possibilmente da quella che sarà appunto l'area delle colonie, così automaticamente creiamo anche un'operazione di riqualifica del territorio, che nella zona colonia in effetti subisce un forte degrado. Ai noi, quello è il punto nero di tutta la riviera, purtroppo. Esattamente, ma peraltro anche uno degli accessi principali di Bellaria, quindi vorremmo veramente riqualificarlo. Portandoci le scuole, Danilo, quindi questa è un po' l'idea, cioè creare un polo scolastico. Un comprensorio scolastico importante, sì, che possa raccogliere varie classi e possa anche diventare polifunzionale, quindi una struttura che può fare da campus, da supporto anche per strutture universitarie del territorio, eccetera. Quindi la possibilità di allestirci anche dei corsi e tutto quanto, insomma, un bel pacchetto completo. Poi sul discorso scuole vorremmo invece fare anche una diversificazione di quello che è proprio la formazione, quindi inserire parametri culturali, quindi fare proprio classi dedicate alla musica, dedicate così, a una maggiore integrazione rispetto a quella che è l'offerta attuale, è la proposta attuale. Ovvio che poi non guardiamo solo le scuole, abbiamo anche in mente una progettazione turistica diversa per adesso già analizzare. Anche lì sempre basato su un'offerta culturale, perché siamo dell'idea che più è varia la proposta turistica, più ovviamente sono le persone interessate ad accoglierla.
quindi ad accedervi. Citava prima Danilo ad esempio il caso Polo Est, che secondo lei è stato fallimentare, così anche quello potrebbe essere letto in questa chiave? Il primo parlato del mercato ittico, il Polo Est è stato allora quella sarebbe l'area Polo è l'area esatto, eventi, no, perché se parlava di eventi, di cultura, ecco, è per quello ecco, che allora, mi è... sì. Quello è ovviamente in una zona strategica, peraltro sono stati fatti gli interventi anche di recente, quindi tutto rende l'area più accattivante, va gestita bene. In questi ultimi 3 anni sono stati costanti problemi, la PR42 che è la ditta che si è occupata della gestione in questi 3 anni è rimasta molto scontenta dell'atteggiamento sia del Verde Blu che della fondazione che ce l'ha primariamente in gestione, ma anche dell'amministrazione. Tant'è che penso che ci siano delle contestazioni anche a livello proprio giuridico in tribunale. E è un'area che può dare tanto, soprattutto per i giovani, non solo del posto, ma far tornare a bell'aria quelli che una volta erano i nostri cugini dell'area di collina, quindi Sant'Arcangelo, Savignano, gente che adesso va più che altro in zone come Torre Pedrera, per capirci, è di fianco a noi ma non vengono più da noi. Quindi richiamare anche i cugini, diciamo, le zone limitrofe. Sì, ma il discorso delle presenze è importante, al di là del fatto che vengano da Milano piuttosto che da Torino, cioè avere di nuovo il contatto anche con le persone del territorio vicino a noi è importante, comunque portano presenze, portano economie e danno comunque anche un'immagine di una città più viva, quindi tornare a essere una bella coesione anche con i cugini, diciamo, è una cosa sicuramente che per noi è interessante. Danilo, noi intanto la ringraziamo per questa prima intervista. Domanda a bruciapelo, ma se noi organizziamo un confronto a tre, lei ci sta? Non mi sono mai tirato indietro. Bravo Danilo, così ci piace. Allora si aspetti una chiamata.